Nei mesi di aprile e maggio tornano le giornate d'acqua, ideate alcuni anni or sono dall'allora provincia di Torino per sensibilizzare e informare i cittadini sull'importanza della salvaguardia degli ambienti fluviali e lacustri e del loro patrimonio di biodiversità. L'iniziativa ha un taglio innovativo, essendo dedicata in particolare alle scuole, con momenti didattici, teorici e pratici che si tengono nei comuni di Pomaretto, Giaveno e Porte. Le iniziative sono iniziate a Pomaretto, con lezioni in aula e lungo il torrente Germanasca, per gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Cirillo Gutier di Perosa, Argentina. Stiamo facendo un'attività didattica rivolta al riconoscimento dei principali gruppi di animali, di invertebrati acquatici, praticamente con una serie di domande a risposta chiusa, dando una risposta del tipo sì o no, si riesce tramite esclusione ad arrivare a determinare il gruppo di animali a cui appartengono gli animaletti che abbiamo catturato e messo dentro il contenitore. È un'attività che, fatta con i bambini, serve a far capire più che altro la biodiversità presente dentro i nostri corsi d'acqua, con la speranza che la conoscenza porti poi a una maggior tutela.